Dario Parrini, cosa si evince dall'esito di questo referendum? Quorum non raggiunto, basso, abbastanza in Toscana. Si evince che gli italiani hanno detto no a una proposta sbagliata, tale io ritenevo la proposta del referendum, metteva in pericolo investimenti, posti di lavoro, in un paese come il nostro che invece ha grande bisogno di investimenti e di posti di lavoro. Mi è apparsa una vittoria del buonsenso e del pragmatismo dei nostri concittadini contro il massimalismo e la demagogia che invece abbondantemente avevano contaminato la campagna per il sì. Pericolo scampato per il governo, quesito sul governo? Io non credo fosse un referendum sul governo, anzi penso che chi ha voluto politicizzarlo abbia commesso un grande errore. Chi ha cercato di dare con il referendum una spallata, come si dice, al governo, adesso secondo me ha un grande dolore alla spalla. La stragrande maggioranza ha votato per il sì. C'è stata anche la polemica sul ciaone di carbone. Beh, scarso rispetto, dicono i referendari, per quella che è sicuramente un'istituzione, un esercizio democratico. Mi pare che la cosa da commentare sia il fatto che si è raggiunto a malapena il 31% d'affluenza. Ogni tentativo di portare al centro della discussione un tweet mi pare è un tentativo legittimo, un diversivo, ma una maniera per non parlare della sostanza, che è la constatazione che dobbiamo fare che il risultato lungamente perseguito dal fronte unico del sì, che andava da Brunetta a Vendola, da Grillo a Salvini, ha rimediato una batosta seria. E ora ci si prepara per ottobre. Adesso ci prepariamo innanzitutto per le amministrative, votiamo in diversi comuni importanti anche in Toscana, un passo alla volta, poi ci prepareremo per ottobre. Ovviamente la corsa organizzativa per ottobre è già cominciata in Toscana, noi crediamo che sia una sfida storica per il nostro paese, siamo convinti di poter spiegare molto bene le ragioni del sì alla riforma costituzionale ai nostri concittadini e per questo organizzeremo tante iniziative di tanti tipi, dal porta a porta all'online, ai dibattiti e ai seminari. Davvero ce la metteremo tutta perché c'è un'occasione epocale per il nostro paese dopo più di 30 anni di far passare le riforme dallo stadio delle enunciazioni e dei propositi a quello del fatto realizzato. Credo che questa occasione non ce la dobbiamo lasciare sfuggire.